Intanto un consuntivo, sull'attività di governo a 2 anni e mezzo dall'inizio del mandato, tanta soddisfazione, la consapevolezza di aver messo in giro miliardi di euro, 2 miliardi di risorse comunitarie e 2 miliardi fra spese per investimenti, per beni e per servizi. La consapevolezza che c'è ancora tanto da fare e poi la necessità di riorganizzare il nostro movimento che ogni giorno riceve nuove iscrizioni, nuovi sindaci, tanti amministratori locali. Noi non siamo né un grande partito né un piccolo comitato locale, siamo un movimento regionale che guarda alla prospettiva italiana ed europea, perché vuole proiettare in quella dimensione la Sicilia. Ci collochiamo nel centrodestra, abbiamo centinaia di amministratori, abbiamo 9.400 iscritti, governiamo la regione siciliana assieme agli alleati della coalizione e vogliamo essere un elemento di novità, vogliamo continuare ad essere un elemento di novità nel panorama politico siciliano. Oggi abbiamo affrontato tanti temi, anche quello legato alla prospettiva di una federazione con uno dei soggetti nazionali del centrodestra. Naturalmente faremo la scelta definitiva nei prossimi mesi, fortemente gelosi della nostra identità e della nostra autonomia. Non leggo di solito i giornali e non mi appassionano le letture di Miccichè, però voglio dire che in questo momento noi non abbiamo deciso con chi andare. Noi riteniamo che sia importante fare una scelta partecipata e condivisa con un soggetto nazionale perché vogliamo essere parte attiva anche nelle scelte che riguardano la nostra nazione e l'Unione Europea. È un tema che abbiamo già iniziato ad affrontare e che sarà definito nell'agenda politica nelle prossime settimane. Per noi l'unico prioritario interesse è il bene della Sicilia.